sì. Perfetto, la sigla si è sentita benissimo e avere qui, che voi l'avete già visto in inquadratura, un esperto in musica, soprattutto di un certo tipo e di una certa data. Grazie Roberto Lazzaro che ha identificato il pezzo e siamo a posto, benvenuto. Grazie. Dall'altra parte chi vediamo? Altri due ragazzi, dici ancora, non c'è ancora il titolo, già ci parli degli ospiti, sì, se l'inquadratura è questa. Allora abbiamo Enrico, eccolo qui. Buonasera. Ecco. Poi Nicola, un po' più avanti. E io ho un manifesto in mano, adesso io non posso avvicinarmi se non va fuori fuoco, però c'è scritto 4 Team for Children. Voi quando sentite questa cosa qua, basta, andrà anche ovviamente in sovrimpressione la scritta Team for Children, così sappiamo per certo che parliamo di questo e di una manifestazione collegata al Team for Children. Esattamente. Che si svolge, che si svolgerà? Sabato pomeriggio. Agli impianti sportivi Cerone di Selvazzano. Dalle 14, movimento dalle 14 in poi. Benissimo. Allora, così abbiamo fatto quello che si dice il primo momento, no? Quando c'è nell'articolo il titolo e poi il primo riassunto di quello che sarà l'argomento della serata. L'argomento della serata sarà questo principalmente, parleremo un po' con Roberto perché sono uno che viene giù da banco che suona lì un po' di musica, qualcosa da dirci e soprattutto parleremo anche un attimo dei nostri amici pelosi perché c'è il canale di Rubano che sta facendo una cosa molto importante, cerca ovviamente soldini col crowdfunding per rinnovare le cucce, anche questo ne parleremo un po'. Però la prima cosa che mi ha colpito, quando io guardo e dico, vabbè, il contest, tra l'altro primo trofeo Marta Magosso, sì, eccola qua, prima cosa da ricordare. Marta Magosso adesso è un angelo, è una bambina che è mancata in seguito a una malattia bruttissima in gennaio di quest'anno. E allora ci faceva il piacere di ricordarla in questo modo, con lo sport, che è un modo bellissimo per ricordare questi bambini e sano e tutto il resto, insomma. Infatti è stato fatto anche il Team for Marta, qui abbiamo il Team for Children, ovviamente, ormai è un'associazione storica, sì. E invece anche il Team for Marta, che è specificatamente per questa cosa qui. Allora, qui intanto ricordiamo che una cosa è bella, è scritta qui, ma la leggo in grande, l'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto per il reparto oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova. E qui voglio dire, interamente c'è scritto, l'intero e interamente, c'è anche, è stato ribadito il concetto, l'intero sì, interamente, perché la gente non si sbagli, perché purtroppo la gente poi pensa, sì, ma quanto non arriverà, invece in realtà viene dato tutto, ecco, questa è la cosa importante. Dopo questo lo facciamo vedere perché è sul manifestino, però il nostro tecnico che ha un po' di mail da andare a leggere, troverà anche la stessa cosa in una mail e troverà anche un numero di telefono da chiamare, che ho appena mandato la mail, che è quello di uno degli atleti che sono scritti qui sotto. Adesso faccio così e vado a vedere che ci sono un sacco di atleti, ma come? Il primo, per esempio, a sinistra è Mauro Bergamasco, un noto nome del rugby, Mauro, giusto? Sì. Ecco, il nostro regista, c'è già pronta una mail con il numero di Mauro che andremo a chiamare più tardi, la mail ce l'hai già pronta. Poi ho visto che ci sono delle persone che sono state già qui da noi, Claudio Toni, per esempio, è venuto a parlarci, anche lui si dedica alla beneficenza, sì. So che ha partecipato perché al Dolo c'era una bella manifestazione per raccogliere soldi per un asilo. Può essere, sì. Ho visto il mister Parlato, che insomma è noto per quello che riguarda il calcio Padova, la conoscono benissimo. Ho visto, ce ne sono degli altri, però non riesco a ricordarli tutti. Ho visto anche Pippo Maniero, caspita, possiamo dimenticarci di Pippo Maniero. Questo se lo ricorda anche Roberto, perché non riesce a seguire il Padova, che insomma adesso... Ma qualche volta... Insomma, si riesce. Noi comunque manderemo delle belle trasmissioni, ti informerò, perché certo. Qui adesso partono, amici miei, da venerdì anche cose sportive qui, che voi sappiate o non sappiate, perché magari cerchiamo di fare le cose un po' con calma, non vi avvisiamo prima, però poi, quando arrivano, ci sono tante belle robette da fare. Allora, dicevamo, cosa importantissima, siamo agli impianti sportivi Ceron, siamo a Selvazzano e siamo con un torneo per beneficenza, però stavo dicendo, se in un torneo possiamo avere Mauro Bergamasco, e questo mi sta bene perché rugby, ok, Claudio Toni, tanto per andare a caso, e c'è il simbolo del pallone, e poi vedo anche però Andrea Garghella, vedo Davide Tovo, ma questi non fanno pallavolo. Sì, infatti è un torneo sperimentale che... Ci è venuto in mente quasi per scherzo, come abbiamo detto sabato alla conferenza stampa con due bicchieri di birra in mano, io e il mio collaboratore Enrico,
E dopo il torneo di rugby touch che abbiamo fatto alla Guizza, che abbiamo vinto con una squadra sempre per Team for Children, in cui c'erano diversi, anche lì, giocatori importanti, ma solo di rugby. E allora Enrico mi ha chiamato e mi ha detto: Henry, cosa dici se facciamo sta roba qua? Ho detto: beh, se riusciamo a metterla in piedi è una cosa bella, perché l'idea è quella di far giocare il Mauro Bergamasco a pallavolo, il Pippo Maniero a rugby touch e il Tovo a rugby o a calcio, tutti giocheranno a tutto. Ecco, questa è una bella cosa, caspita. Allora, adesso mi viene in mente, uno va in discoteca, dice: Roberto, alle luci, Roberto Ladro. Ma come sei, come alle luci? È sempre stato DJ, alle luci, però se fosse per beneficenza, una serata potresti fare anche tecnico luci. È un bell'inizio. Giusto? Soprattutto per la beneficenza, ecco, questa è una cosa importante. Allora, sono delle situazioni molto particolari, ci sarà quindi la possibilità di vedere questi che fanno cose che di solito non fanno. Esatto. Però, si sono allenati, ci hanno provato qualcosa, ma fanno tutto di... Pronti via, sabato alle 2, pronti via, si prova un po', così vediamo anche le reali caratteristiche sportive di questi campioni al di fuori del loro sport natale. Perché insomma, uno dice: ci sono personaggi come Valentino Rossi che hanno provato anche ad andare in Formula 1 anche con dei tempi interessanti e ad andare anche in moto, ma pallavolo, calcio e rugby sono veramente distanti, cioè, un rugbista che tira una schiacciata, piedi, non so. No, ma una bella schiacciata. Beh, abbiamo uno qua, quindi vedremo. Ne abbiamo. Allora, intanto Nicola. Cominciamo a sentire Nicola. Ovviamente, come abbiamo detto, le cose fatte per beneficenza sono importantissime e sono per divertire le persone, perché mica andranno a giocare per vincere o per far vedere che sono più bravi degli altri. Lo fanno perché la gente possa divertirsi, giungere, e quindi se arrivano lì possono fare delle offerte, possono fare in modo, perché siamo lì per raccogliere dei fondi. Quindi dobbiamo fare in modo che la gente si diverta. Però, insomma, uniamo l'utile al dilettevole. Diciamo. Fondamentali qualcosa un pochettino. Il bagger. Li sapete tutti. Però, insomma, ci hai provato, mini allenate, perché è la battuta quella più difficile, per dirti, no? È la battuta con un salto, per esempio a pallavolo, non so se... A parte che stiamo parlando con uno che è alto 1,75, quindi non so neanche se riesco a superare... Ricevitore? Non li ho mai visti. Sì. Non li ho mai visti i ricevitori da 2 metri, Vediamo, perché devono essere estremamente agili e avere capacità di dinamiche velocissime. La persona più è grande, più è difficile, che si può allungarsi, per carità, il braccio, però quelli vanno bene per fare il muro, infatti, quelli alti. Quindi, secondo me, da ricevitore sei tu. Okay. Dietro, in mezzo, quando vedi dove batte, te la prendi tu. Il bagger è tuo. Perfetto. Secondo te? Ho detto qualcosa di sbagliato? No, è il playmaker, insomma, del basket. Io la seguo un po', la pallavolo la seguo così. Dopo invece vorrei vedere quelli alti, 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 che cosa possono fare eventualmente a rugby, perché se sono alti e robusti è un conto, se no, insomma, li prendono facile, no? Perché uno che sguscia via se... Beh, ma da noi si dice che più alto sei, più grosso sei, più rumore fai cadendo. Quando cadi. Quindi... perché ti placcano facile. Esatto. Ecco, voi vi conoscete tutti, vi conoscerete solamente in quell'occasione, avete già avuto occasione di incrociarvi, perché soprattutto nel calcio ci sono persone che non praticano da un po', cioè il mister parlato è dalla parte degli allenatori, a dire la verità, anche se si diverte ancora a tirare qualche calcio in questi casi per beneficenza. E quindi farete le squadre così? Sì, credo di sì adesso. Sì, le squadre saranno messe un po' in base anche alle capacità tecniche, tanto per non mettere... 4 fenomeni del rugby, però proveremo a metterle un po' eque. E poi saranno loro, anche perché il bello sia nel calcetto che nel rugby, il 50% dei giocatori non dovrà essere di ruolo di gioco, tipo quindi sono obbligati a mettere in campo, nel caso del rugby, i pallavolisti, i calciatori, nel caso del pallavolo, quindi sono, perché sennò se si trovano 6 giocatori di rugby, ecco, io come intanto vincere è facile, controllo, no? Che sì, è perfettamente acceso, quindi se volete c'è il 349-06-34-349, lo leggete sotto, con il quale potete anche chiederci qualcosa, mandare un messaggio agli amici, fare, non so, se vi è sfuggita qualche informazione, poi noi cercheremo di darvela a tutti quanti. E invece il 049-78-00204 è se voleste dire qualcosa in diretta. Noi però lo useremo, per esempio, per chiamare Mauro Bergamasco, appena sarà possibile farlo con la nostra regia. Ecco, questo è per dire, perché altrimenti
altrimenti noi col telefonino col 349, anche se squilla, al massimo posso guardarlo. C'è uno sportivo in linea. Pronto? Pronto, buonasera a tutti. Allora, ciao, io sono Claudio e tu sei? Mauro. Io sono Mauro, esatto. Benissimo. Allora Mauro, ti faccio un piccolo ragguaglio ovviamente su quello che abbiamo detto. Parlavamo di questa bellissima manifestazione dove, dicevamo, ci saranno persone che si impegnano in uno sport diverso da quello che praticano. E allora, l'amico Nicola diceva, io cosa posso fare, per esempio, a pallavolo? Io ti dico, ma il ricevitore, perché non sei tanto alto, però non ne ho mai visti di alti. Questo potrebbe essere un'idea? Potrebbe essere un'idea anche per me. Visto che non sono altissimo, ma io non confido su Loris Basso, dire la verità, da questo punto di vista. Anzi, gli ho anche già detto che confido in lui per questa giornata. Ok. Però al di là del divertimento, credo sfrenato, che avremo noi atleti, ex atleti, insomma, comunque noi che parteciperemo alla parte sportiva, penso che sia importante, insomma, il motivo per il quale. Bravo. Passiamo questa giornata assieme e quindi noi viviamo di sorrisi fondamentalmente nella nostra vita. Ecco. E poi c'è qualcuno che qualche volta purtroppo ne è privato. Esatto. Però ancora peggio quando si tratta di bambini. Esattamente, abbiamo visto. Io ho un rapporto con i bambini ovviamente quasi quotidiano perché ci lavoro con i bambini dal punto di vista psicomotorio e sportivo. E a maggior ragione quando sono in difficoltà la cosa, insomma, il problema si amplifica. Allora per quale motivo non provare a far fare un sorriso anche chi non può, ecco. Bravo. Anche chi magari non se la sente. Allora questo è il motivo fondamentale, supportando Team for Children, l'associazione che si occupa dei bambini malati di cancro e delle famiglie, soprattutto di questi bambini, presso l'oncomatologia pediatrica di Padova. Insomma, quando si può fare qualcosa per loro siamo sempre pronti con Enrico, giustamente, ecco. Avanti Callegaro. Poi ho visto anche che c'è il Team for Marta, perché parlando appunto di bambini che ci hanno lasciato, c'è anche l'esempio di Marta, quindi anche qualcosa di specifico, no? Scusa, non ti sento. Ti dicevo che ho visto che c'è anche il primo trofeo Marta Magosso, e qui parliamo. Sì, parliamo anche. Meglio. Ecco, adesso mi senti meglio? Sì. Sì, ecco, dicevo che oltre che essere un contest così, c'è anche il primo trofeo Marta Magosso, è riportato. E quindi sì, parliamo Marta, di informata. Marta è un angelo che ci sorveglia da purtroppo da un po' di tempo, da qualche tempo, e insomma è una. Ecco, un'altra motivazione estremamente importante per il quale partecipare a questa giornata, perché Marta ha fatto parte delle nostre vite negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e purtroppo ora ci guardano lassù, ecco, quindi ci uniamo, ecco, cerchiamo di fare questo sorriso in questa giornata, spero che lo faccia da là sopra e che lo facciano anche i genitori e la famiglia assieme a noi sabato prossimo. Esatto. Ecco, quello che volevo dire, voi starete là un po' prima di iniziare, poi tra una partita e l'altra, se c'è qualcuno, bambini o gente così, qualche bella foto, qualche selfie con voi, sarà possibile, sì? Noi siamo lì per questo, no? Abbiamo parlato di sorrisi, ecco, se possiamo farla con un selfie o con una foto, perché no? Benissimo, benissimo. E noi ci troviamo dalle 15, voi arriverete un po' prima, ma noi partiamo alle 15, giusto? Certo. Del pomeriggio, esatto. Sabato. Ecco, ricordiamo che siamo ai Campi Ceron, che se la gente non lo sa, Selvazzano, esatto. Dentro, strada che va verso i Colli, dopo il ponte, dopo il famoso ponte di Tencarola che recentemente hanno rimesso a posto, tra l'altro sono poche centinaia di metri sulla destra, e quindi insomma difficile sbagliarlo, no? È difficile sbagliare perché c'è un grande campo da rugby, tra l'altro. Esattamente. Proprio di fronte. Una piccola domandina così. Il rugby italiano come sta andando in questo periodo, parlando con un esperto? Questa è una domandona, una domandina. Il rugby sta subendo in questi ultimi anni un grosso cambiamento, ci sia un cambio generazionale che è in atto da qualche anno, purtroppo effettivamente l'ultima Coppa del Mondo non è andata come volevamo, e ci sono delle novità dal punto di vista federale, forse saranno nel mese di novembre, settembre-novembre, o forse no, vedremo, stiamo qui in attesa. Comunque insomma il rugby è uno sport, parliamo di sport, di politica non ce ne frega niente, e il rugby sta avendo questo cambiamento giustamente, e allora abbiamo bisogno di
nuove leve, che abbiano molta, siano molto motivati, che abbiano voglia di divertirsi. L'importanza è che gli educatori come tali abbiano le capacità di far intendere questo sport, questo gioco, come mezzo per crescere, non come fine per la partita del sabato e la domenica. Ecco, questa è la cosa fondamentale, perché in questa maniera qua, allora si esce campioni nello sport e nella vita. Allora, se nella vita sei campione, nello sport magari ci si riesce anche un po' meglio. Beh, però dobbiamo dirlo a voce alta che da sempre il rugby è stato identificato come lo sport della lealtà, lo sport dell'impegno fisico forte, ma senza voler far soccombere con la cattiveria. Ci si mette l'impeto, ci si mette la forza, ci si mette tutta la capacità, però senza infierire, voglio dire, no? Sì, sono d'accordo. Io ovviamente tiro l'acqua al mio mulino, ovviamente il rugby come tre cose, ma io ovviamente parlo di sport educativo, ovviamente dallo sport educativo poi nascono i veri campioni. Su questo siamo d'accordo, sì. Allora, quindi è un modo di parlare alle anime dei ragazzi che si avvicinano e inquadrare lo sport in un certo modo. Tutti gli sport, allora. Si riesce con tutto? No, certamente parliamo di sport, ovviamente adesso poi ce ne sono tre in campo questo sabato, quindi sono tre sport di squadra, tra l'altro, che quindi rappresentano quantomeno la capacità di collaborazione tra i più giovani e ovviamente la volontà di divertirsi assieme. Ecco, io vorrei spezzare una lancia a favore del fatto di chi sceglie la pallavolo e il rugby al posto del calcio, ma non per cattiveria. A me piace moltissimo il calcio, però io credo che, smentiscimi se vuoi eventualmente, se dico una corbelleria, però i genitori che portano, che mandano i ragazzi a calcio, eccetera, eccetera, non quelli da patronato, ma che provano nelle società, eccetera, eccetera, ci vedono sempre un pochettino la fine che poi diventa un campione e piglia i danè. Questo non credo sia la stessa cosa che pensano quando mandano il figlio a rugby o a pallavolo. Io la dico così, sbaglio di tanto? Guarda, io parto da un presupposto, che intanto i genitori è giusto che portino i figli a fare dello sport. Sì, certo. Poi è la capacità anche ovviamente educativa e di comprendere ovviamente la motivazione del figlio anche in funzione della sua crescita, avere un atteggiamento o un altro atteggiamento nei suoi confronti, nei confronti anche dell'ambiente nel quale il bambino vive, ovviamente. Io non sono qui per giudicare, anzi tutto quello che faccio, tra l'altro mi occupo assieme al mio coach e al mio consulente di relazioni umane, quindi anche da parte educativa, dal punto di vista educativo per i giovani, e ti dico, tutto sta nei presupposti e nell'atteggiamento che si vuole portare all'interno di un ambiente. Ecco, quindi come tutte altre cose, gli ambienti sono fatti da persone, ecco, e le persone sono quelle che caratterizzano poi questi ambienti. Certo. I giovani per poter crescere devono avere la capacità di capire quali sono i veri valori della vita e dello sport e avere anche qualcuno che gli mostra con i fatti come funziona. Ovviamente i bambini crescono e conoscono e si impegnano attraverso le emulazioni dei più grandi. Quindi è un'integrità che passa per l'adulto, quella che poi insegna il gesto giusto al bambino. Ecco, comunque, secondo me, se per esempio anche i quotidiani, a parte quello rosa che è specialistico per lo sport, come altri, certo, altri modelli di giornali di quel sistema, dessero un po' più di visibilità invece che l'85, se non il 90% delle pagine al pallone da calcio, anche agli altri io la vedrei meglio, un po' di più visibilità. Guarda, soprattutto per i tornei inferiori. Strategicamente e politicamente su queste cose io non conosco, quindi anche qui faccio fatica a giudicare, anzi non voglio giudicare, anche se è vero che se fosse più di spazio anche per il mio sport come per altri, ne sarei ben più contento invece che iniziare a leggere questi giornali dall'ultima pagina invece che dalla prima. Certo. Ecco, detto fra noi. È questione anche di conoscenza, di conoscere, di provare a conoscere, soprattutto per conoscere, cioè che le persone che lo spiegano abbiano ben chiari quali sono i concetti. Ecco, questo forse oggi nei nostri sport, quelli degli scenditi minori, abbiamo tanta passione per raccontarlo, abbiamo tanta passione per raccontare quello che è successo, quelle che sono state le storie, le vicissitudini che ci hanno accompagnato. Forse qualche volta dovremmo fermarci un po', pensarci meglio e avere ben più chiari quali sono i concetti che ci portano ad amare questi sport per poterli magari spiegare in maniera migliore a chi magari avrebbe voglia di conoscerli. Bene, benissimo. Allora questo potrebbe essere un invito anche alle emittenti
per donare qualche spazio in più a certe, ma questo la butto là così, parlo anche. Siamo pronti a partecipare. Aiutarmi. Benissimo. Siamo qua a porta. Mauro, io ti ringrazio infinitamente per il tuo intervento. Grazie a voi. E ovviamente ci vediamo sabato, perché dobbiamo essere là insieme a tanta gente che aspettiamo. Speriamo che ce ne sia una marea, come si dice. Benissimo. In gergo. Perfetto. Grazie Mauro, va e buona bene. Serata. Grazie a te altrettanto, buona Grazie, serata. Grazie, ciao. Allora, benissimo, no? Il pensiero di Mauro è veramente interessante, anche e soprattutto il fatto che lo sport genericamente deve aiutare ad educare, no? E deve diventare l'anima pulita dei ragazzi, perché lo sport vuol dire lealtà, vuol dire impegno, vuol dire gioco di squadra, vuol dire capacità di stare con gli altri, perché in fin dei conti, no? E quindi sono valori molto importanti, che come associazione in questa manifestazione servono. Perché? Perché si dona anche un po' di educazione, un po' di diffusione di determinati valori a chi viene lì per divertirsi comunque. Perché ricordiamoci che è un torneo che non per vedere una partita, si va per vedere gente che gioca cose che non sa, tra virgolette, giocare, che quindi sarà una cosa divertente per quello. Ecco, parlando invece, prima avevo accennato al fatto degli nostri amici del Canale di Rubano che stanno facendo il crowdfunding per vedere di rinnovare le cucce. Questo cosa succede? Il crowdfunding è una cosa che ti permette per un periodo limitato di un tot di giorni di fare una raccolta di fondi per un progetto. Il progetto è sicuramente quello di mettere delle cucce coibentate in modo che sia fresco d'estate e caldo d'inverno per questi poveri cagnolini che sono lì abbandonati, fra l'altro molti non dal canile, e che la gente li abbandona per quello li trovate lì. Ed ecco la ragione per cui vanno in cerca di fondi. Voi sapete benissimo che Facebook è il veicolo migliore per andare a trovare tutte le informazioni su come fare. Vi rimando alla pagina di Facebook del Canale di Rubano e voi trovate assolutamente tutto. E voilà. Andiamo invece allora, non abbiamo nessuno della pallavolo, però per una ragione o per l'altra, di solito questi sono ragazzotti belli alti. Eh sì. Quindi siamo stati sabato insieme con Loris Basso. Esattamente. Allora sì. Per andare a salutarli abbiamo le scalettine per i bambini, sì, per che spingono la mano. Sabato ci sarà veramente tutto lì, perché siamo in programma dei gonfiabili, quindi i bambini, anche i più piccoli, che magari dopo un po' si annoiano, stanno lì sui gonfiabili, c'è i campi con la sabbia, quindi c'è veramente, stiamo mettendo in piedi un po'. Ci sarà un torneo di bubbles, le palle che entri dentro e giochi a calcetto. Quello è un torneo in parallelo, un po' sperimentale, lì abbiamo detto ai ragazzi che vorranno partecipare di fare un'offerta per partecipare, la birretta in omaggio a chi partecipa, così restiamo sempre, quindi tanta cosa proprio sabato. Noi ricordiamo che eventualmente, se ci sarà la possibilità di contattare Giovanna Rossi, lo facciamo volentieri. Ah beh, sì, la Giovanna, sì. Ovviamente sentiamo anche qualcuno del comune di Sevazzano, so che per esempio vi siete riuniti, c'era anche il nostro buon Enoch Soranzo. Sabato, sia sì. Era lì come sindaco, non come presidente della provincia. Era lì. Tanto, una vale l'altra, no? La cosa, insomma, è una persona difficile che riesca a scindersi in due parti. E questo è anche quello quando si presenta l'Elu, come dicono a Milano, l'Elu. Allora, come gira la musica dall'altra parte del mondo, Roberto? Così, tanto per fare un piccolo stacco, un piccolo break. Un piccolo stacco, ti ringrazio. Beh, intanto apro e chiudo una parentesi, mi sembra che i temi toccati stasera siano di grande importanza e spero che la gente, oltre che a partecipare sabato, cosa che cercherò di fare anch'io, anche se ho molte cose, e poi il canile, che mi sembra giusto. Anche quello, sì. Sì, perché magari se qualcuno provvedesse meglio a queste cose, io direi che... Bene, detto questo, la musica è universale, ci sono tante cose belle, tante cose da capire. I gusti musicali dall'altra parte del mondo, ma lì è abbastanza cosmopolita. Ma sai, pubblico, dirò, no? Che essendo una metropoli di tanti milioni, nessuno in realtà... perché l'Asia è uno strano movimento, dove tutto è in continuo movimento. Basta farti un paragone che Hong Kong si stabilisce che ci sia 1 milione di persone che tutti i giorni escono e entrano. E quindi credo che anche Bangkok sia così. Quindi 13 o 14 milioni di abitanti non te lo so dire, sono tanti. Quello che uno nota è che ci sono milioni di motorini che stanno invadendo, e musicalmente ci sono mille situazioni belle, anche per certi versi
può piacere. Giovani, piace tutta questa musica, come dire così, che si consuma velocemente. Ma poi... E i vecchi pezzi cult, le vecchie cose ci sono? Sicuramente ci sono. Siamo perché fortunati perché ci sono dei locali che hanno dei titolari intelligenti che propongono dei DJ vecchio stampo o con grande cultura che quindi sono motivati anche nella musica e quindi questo è interessante. Magari non è un locale da ballo perché è difficile trovare oggi un locale da ballo che faccia questo. E poi la gente balla. Però è quella condivisione dove ti muovi lo stesso. Esatto, bravo. Il Move On famoso esiste e soprattutto in una soi di Bangkok che io frequento tutti i giorni. C'è un locale che va veramente alla grande e suona della gran musica. Ecco, adesso facciamo un excursus nello sport. Gli sportivi, no? Che poi sono sempre quelli che li beccano in discoteca, perché quando era Ronaldinho era Ronaldinho, Barotelli per un'altra. Cioè, ci sono questi sportivi che non sempre, io non ho mai sentito scandali, a parte che li possono trovare a fare il terzo tempo, quindi il rugby, il terzo tempo è previsto, cioè se uno beve 1, 2, 3, 4, 5 birre in compagnia anche degli avversari a braccetto è solo una cosa buona. Bisogna. Questa è educazione, questo fa capire che lo sport è educativo, perché non bisogna odiarsi perché sei di un'altra squadra, come fanno quelli come in tante città, da Milano a Genova, a Roma, dove ci sono le due squadre, parliamo di calcio, perché è nel calcio che succedono gli incidenti. Non ho mai visto, almeno a mia memoria, ma non mi risulta che ci siano stati mai dei grossi pestaggi in tribuna nelle partite di rugby. Anzi, ho visto, ho sentito applaudire anche gli avversari, perché se fanno una cosa bella applaudono tutti, c'è poco da dire. Cultura. Gli piace, no, quello che viene fatto. Beh, anche se guardi le partite, una partita di rugby, adesso stanno allestendo tutti i campi con la staccionata bassissima, tipo in Inghilterra la guardi da bordo campo. Posso fare un piccolo intervento? Certo. Per l'associazione di idee. Io ero a Bangkok, in un posto eccezionale, la sera della finale tra Australia e Nuova Zelanda, ed è famoso questo posto a Bangkok perché è di un australiano e ci sono australiani, però hanno applaudito alla fine perché hanno vinto, secondo me, i migliori, i più forti. No, capita abbastanza spesso che vinca il migliore, però, nel rugby, no? Perché lì bisogna impegnarsi, no? Cioè, è difficile che ci sia per un rimbalzo che uno si fa l'autorete e tutte queste cose qua. E lì sono azioni che vanno e vanno. Vanno costruite. Se l'uomo ti scappa, sfugge, vai in meta, se lo placchi, lo fermi. Dico io, adesso mi sbaglierò, però quello che ci siamo dimenticati, un piccolo riassuntino, Team for Children, perché c'è, quando è che, perché uno dice sì, io ne ho sentito parlare, però per le persone che non ne hanno sentito parlare a sufficienza, io so che tu sei tesoriere? Sono tesoriere, sì. Novello tesoriere. Sono stato acquisito quest'anno. Che c'è quindi stata sei la quello che ci garantisce che i soldini vanno lì? Sì, sì, oh, i soldini... Scusa se lo dico a voce no, alta. No, ma è vero, è giusto bello. Anche... Chi vuole documentarsi sul sito c'è proprio una paginetta con tutta la rendicontazione di dove hanno spesi. Io sono stato coinvolto dopo una importante manifestazione che faccio a dicembre, che sono i Baby Bike. Ho conosciuto la Chiara, la dottoressa che segue tutta l'associazione, e in 3 anni sono entrato a far parte dello staff di Team for Children. Ecco, Baby Bike, se vi è sfuggita, perché... Claudio, scusa, sì? Benissimo, pronto? Pronto, buonasera a tutti, a Claudio e a questi fantastici ospiti. Grazie Giovanna, ciao, benvenuta a Casa Caffè. Stavo parlando di come abbiamo trovato un nuovo tesoriere a Team for Children, che ce l'abbiamo qui con noi, che ci stava garantendo. Un tesoriere d'oro, Claudio, un tesoriere d'oro prezioso. E fra l'altro che ci garantisce quindi che è tutto finalizzato lì, che non si perde come capita in altri posti, in altri luoghi dell'Italia e del mondo, che i fondi non arrivino. E invece qui abbiamo il tesoriere che garantisce. Oh. Ecco, una giornata di grande festa, si diceva, no? Sabato. Una cosa bellissima. Sabato sarà un evento eccezionale, lo aspettiamo tutti con grande trepidazione. So che c'è un gran lavoro dietro e un ringraziamento che io faccio come sempre di cuore
a Enrico, ai due Enrico tra l'altro, e a tutto lo staff, insomma, che ha organizzato questo meraviglioso pomeriggio per la prima volta a Selvazzano, ma per la prima volta proprio come torneo e trofeo, per cui siamo onoratissimi di essere, insomma, di dare il battesimo a questo avvenimento che spero sia il primo di una lunghissima serie. Ecco, Selvazzano non è nuova a trovare queste cose qui, no? Per trovare molti sistemi per fare in modo che la gente possa anche divertirsi, perché in questo caso vedere che si scambiano i ruoli, quello del rugby che magari gioca a pallavolo o cose così, sarà una ragione in più per le persone per sorridere. Non vedo l'ora di vedere Mauro Bergamasco giocare a pallone. Ce l'avevamo prima in linea. Non vedo l'ora. Abituato con le mani a doverlo usare coi piedi. Ciao. Voglio proprio vedere, no, veramente è bellissima la formula, un grazie speciale a tutti questi grandi campioni dello sport e nella vita, insomma, se si adoperano con tanto entusiasmo e amore a creare, a essere protagonisti di questo evento, appunto per divertire anche il pubblico, che speriamo sia numerosissimo, tutto per sostenere un progetto veramente importante che, insomma, ha così quando si parla di Team for Children, si parla di bambini che stanno vivendo un momento difficile, che noi vogliamo sempre pensare che trovino la salute, che ritrovino la salute, però sappiamo che è, insomma, un ambito molto duro, molto difficile, dove purtroppo c'è anche qualcuno che non ce la fa, come il nostro angelo Marta, che, insomma, è la regina del nostro torneo. E infatti anche il primo trofeo Marta Magosso, che esatto. Contemporaneamente. Ecco, esatto. Qui l'invito è proprio a partecipare, perché è la presenza fisica che sarà fondamentale per, ovviamente un po' per la raccolta fondi e un po' anche perché ci sia un vero divertimento per i bambini, perché poi mi parlavano dei gonfiabili e di tante altre cose, quindi io ho proposto, dico, ci saranno ovviamente tutti i selfie con i campioni, perché i bambini possono non ricordare, ma poi i genitori si ricordano chi sono, no? Quelli, certo. Quelli del selfie, e quindi è una cosa secondo me molto, molto interessante. Ecco. Dobbiamo essere in tanti, 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 tanti. Ecco, io so che ci sono anche tante altre cose poi, tanta altra carne al fuoco, e come non sta mai fermo, no, si dice, perché Giovanna so che si dà da fare, ha anche validi collaboratori che quindi l'aiutano a pianificare un sacco di cose. E bisognerà che un momento o l'altro facciamo una trasmissione specifica per Selvazzano Propone? Volentieri, assolutamente. Bene, Selvazzano Propone, Selvazzano vi invita, nel senso che noi proponiamo tante cose e siamo contenti quando la gente partecipa. Ecco, abbiamo avuto anche un bel successo durante l'estate, no? Con tutte le sotto le stelle, eccetera, eccetera, sono stati bellissimi spettacoli. Sì, pensa Claudio che quest'anno, e scusate se vedi un attimo dall'argomento principale, ma sarò velocissima, abbiamo avuto un incremento del 37%, abbiamo fatto i conti in questi giorni, siamo proprio contenti perché la gente ama stare insieme, ama ritrovarsi, ama vivere il proprio spazio, il proprio territorio, come nel caso specifico di quest'estate era il parco e la barchetta di Villa Cesarotti, ma io vedo sempre più forte, la gente ama proprio ritrovarsi, incontrarsi, stare assieme, ricreare comunità come è nell'indole dell'essere umano, secondo me. Ecco, quindi finalmente ci stacchiamo un po' dai social e ci stringiamo la mano invece che mettere il like così. Giusto? Quelli li mettiamo dopo. Quelli li mettiamo sono dopo, certo. E fanno comunque parte di un progresso, fanno parte di una società che si sta evolvendo, di un mondo che sicuramente si sta evolvendo. Però la stretta di mano reale è quello che conta. Il famoso abbraccio fra amici. Esatto. Bene. Vabbè, se dovessimo dirlo in due parole, come li invitiamo? Venite e morta lì, gli diciamo. Carissimi telespettatori, tutte le persone che sono sintonizzate e quelle che magari avranno la possibilità di sapere che c'è questo grande avvenimento, vi aspettiamo a braccia aperte presso gli impianti sportivi Ceron sabato 17 settembre dalle ore 14:30 in poi per una festa meravigliosa con i campioni. Saremo campioni tutti di questa giornata e renderemo campionessa la nostra Marta, nel nostro ricordo, che sarà il nostro angelo. Faremo festa fino a sera tarda, per cui avremo veramente mille possibilità per divertirci, per stare insieme, per vedere delle persone meravigliose. Benissimo. Meglio di così non avrei potuto dirlo io, ti giuro. Io pensavo come dirlo, non sarei riuscito a dirlo così bene. Quindi ti ringrazio, Giovanna. E allora Claudio, anche tu, sabato pomeriggio, agli impianti sportivi Ceron. Un grandissimo spot, ci saremo molto, molto, molto volentieri. Grazie Giovanna e buona serata. Grazie a tutti, soprattutto ai cari ospiti che abbraccio di cuore. Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Allora, intanto ho visto un bel grande Enrico, trascinatore del gruppo Vacanze. Sì, gruppo. Tu hai già immaginato chi è che ti scrive questa cosa qua, perché non c'è la firma, ma comunque noi siamo felici che arrivano puntualmente anche i messaggini, come si può dire, 349-06-34-349. Io vedo che non abbiamo più neanche tantissimo tempo, però 10 minuti scarsi ci sono rimasti. Quindi chiudiamo un po' intanto su quello che è l'associazione. Sì, l'associazione, come stavamo dicendo, collabora a stretto contatto col reparto di oncomatologia pediatrica, aiutando le famiglie e i beni di prima necessità che servono, perché in alcuni momenti purtroppo l'azienda ospedaliera non riesce ad arrivare in certe cose e allora lì si va a prendere quello che serve, dal materiale elettromedicale alle mascherine, a tutto quanto, di beni di prima necessità che servono. Quelli che poi hai subito, no? E quindi non puoi perdere tempo, esatto, a fare in modo di fare quei soliti sistemi per averli. Uno che può prendere, va, li prende, li porta. Esatto. Okay. Aiutano in prima persona la scuola, perché i bambini devono comunque continuare a studiare in quegli ambiti lì. Quindi certo, ci sono dei maestri che singolarmente o in piccoli gruppetti fanno studiare o insegnano ai ragazzini. Quindi anche questa è un'attività di Team for Children. E poi aiutano le famiglie, perché quando succedono questi disastri, diciamo, si perde il lavoro, cioè entrano in quelle proprio condizioni particolarissime. Cioè l'aiuto psicologico e anche materiale. Allora. Esatto, quindi anche aiutando addirittura alcune famiglie a pagare le bollette, perché succede di tutto in questi casi qui. Quindi magari ritorniamo alla festa di sabato, che sono, sì, più benissimo, però, a mio agio. Insomma, ma però vanno dette, no? Queste cose, sì, vanno dette. Decisamente. Nicola, parliamo della festa. No, sapere che aiuteremo queste persone e queste famiglie facendo festa e comunque divertendoci, e quindi è importante, è bello, soprattutto anche per noi che siamo i protagonisti un po'. Quindi portiamo questa bandiera di Team for Children, è importante, diciamo. Ecco, questa è una cosa bellissima. Allora, noi sulla festa abbiamo detto praticamente quasi tutto, perché... Sì, due o tre cose che volevo aggiungere. Vai. Allora, proprio la giornata sarà impegnata in tutti... Perché abbiamo detto tutto, fuorché il dopo, c'è anche il terzo tempo. C'è anche il dopo, però anche nel mentre, perché per esempio già dalle 14 ci sarà un bike test di un nostro sponsor che... Ci porterà delle biciclette di ultima generazione, dalle elettriche a quelle classiche, però di ultima generazione, e lì saranno previo consegna di un documento che uno non parta via in bicicletta. Certamente. Comunque si potrà provare le biciclette sia sull'argine che sulla strada, insomma ci sarà anche questo intrattenimento qui. Ci saranno gli amici del Teolo Running che faranno una passeggiata dalle 17, bene, quindi altra gente che poi si riunisce. Per qualcuno può essere anche un piccolo allenamento. Esatto, per passare anche un pomeriggio, se è una bella giornata ci si diverte. Alle 17.30 ci sarà un'altra passeggiata con un percorso un po' più corto, con Mondo Cane, con gli amici a quattro zampe. Telefonata. Pronto? Sì, pronto? Sì, chi c'è in linea? Io sono Claudio, e tu? Sì, pronto, ciao, sono Rosanna di Team for Marta. Ecco qua. Oh, bene, allora Rosanna, parlaci allora, del volevo team. Volevo salutare il mio amico Enrico Ravazzi prima di tutto. Ciao. Scusarci se non siamo potuti arrivare, perché purtroppo il lavoro ci ha trattenuti stasera, e dirgli che siamo con lui in questa cosa bellissima che ha tirato su, che sabato sarà una giornata meravigliosa e tutta l'insegna del buon sport, del buon cibo e della bella compagnia. Bene, bene, bene. E quindi ecco, è tutto per la serenità. Tutto per la nostra Marta. Bene. Perché Marta era una bimba spettacolare e ci saranno con noi i genitori di Marta e la sorellina. Bene, che sono in prima linea proprio con noi in Team for Marta. Bene, benissimo, benissimo. Ecco, e voglio approfittare per dire una cosa, per ringraziare questa associazione Team for Children. Perché io settimanalmente tocco con mano, facendo servizio clown in dei hospital, quello che loro realmente fanno, per le famiglie e per i bimbi. Ecco, quindi sei una testimonianza valida, perché tocchi con mano. Io ho accolto a braccia aperte proprio questa cosa, perché ho visto e toccato con mano
con questa associazione che con tanta serietà e dedizione si dedica proprio ai bimbi e alle loro famiglie. Perfetto. Io ti ringrazio infinitamente perché queste sono testimonianze molto importanti, una ragione in più allora per venire sabato tutti quanti e trovarci tutti lì. Vi aspettiamo tutti numerosi, c'è una porchetta da 20 kg. Oh là là! Beh, insomma, con ragazzi, le melanzane di Enrico. Da terzo tempo funziona benissimo qui, eh? Esatto, sì. Da terzo tempo funzionerà benissimo, quindi aspettiamo tutti. Bene. Grazie infinite. Grazie mille. Grazie, ciao, buona serata. Ciao, grazie. Io leggo qui i complimenti a Enrico e a tutti i ragazzi che si impegnano per realizzare questi bellissimi eventi. Sicuramente ci va. Il complimento ci va. Grazie. E saremo felici di complimentarci anche alla fine dell'evento per dire che è stato bellissimo. Ecco, in 3 secondi vi ricordo, l'abbiamo detto prima, che c'è il canale di Rubano che va in cerca di fondi. Pagina di Facebook, andate a cercare, c'è scritto tutto, tutta la spiegazione, perché se ve lo spiego io, per quanto abbia letto, sarebbe ancora poco. Quindi voi andate e documentatevi, Canile di Rubano, più facile di così. No, c'è anche un sito comunque. Quindi voi andate sul solito Google, scrivete e vi trova tutto, non ci sono problemi. Stavo dicendo che il terzo tempo è Che dopo prove delle biciclette. C'è la prova delle biciclette, le due passeggiate. Beh, ci manca sicuramente tutta la parte food, che segue appunto Team Formarta con panini, insalata di riso, cioè cercheremo di accontentare tutti, anche perché invito qui a partecipare tutti, perché è la parte più importante dove riusciremo a raccogliere i fondi. Benissimo. Quindi questo qua, venisse a bere una birra è quasi obbligo. D'obbligo, sì, certo. E poi alle 21 ci saranno gli Arbit in concerto. A proposito, che magari tu li conosci meglio. L'amico Pino, sì. Gli Arbit sono uno di quei gruppi, tra l'altro sono medici. Medici, sì. Sono medici e quindi andiamo a giocare anche ora sul più facile, perché è gente che appositamente si dedica a queste cose qua e quando può essere presente nel momento in cui c'è da raccogliere fondi lo fanno molto volentieri. Sì. E questo è uno spettacolo in più perché hanno un bellissimo repertorio di quelli classici che vanno bene un po' per tutti, quindi... Quindi è lì c'è da muoversi, da fare, come dicevi Roberto, come si chiama? Moving? Moving, ecco, non occorre ballare, si può fare del moving, oppure si può anche canticchiare con loro, perché i pezzi noti e queste cose qua si possono fare anche in coro, giusto? Ecco, io non mi vedo più inquadrato, però non ha importanza, vedo sempre i ragazzi, e volevo far rivedere un attimo il mio coso, ma evidentemente eccolo qua. Benissimo, vedo che mancano 2 minuti e mezzo e quindi ringrazio anche la regia. Voglio dirti, caro Roberto, che la gente adesso ovviamente per televisione finiamo qua, finisce Casa Caffè. Ci vediamo venerdì, attenzione, sarà una cosa altrettanto interessante e vi ricorderemo anche questo appuntamento, fra l'altro, che venerdì lo ricordiamo l'appuntamento. Però noi ci spostiamo a Radio Genius, quindi noi, per chi volesse seguirci, con le solite app o con le solite, andiamo a Radio Genius, cambiamo solamente studio. E un invito allora per la pallavolo, per il rugby, per il calcio, ma anche per chi è solo capace di nuotare, è un bel momento per venirsi a divertire. Ecco, e soprattutto per Team for Children, questa è la ragione per cui ci dobbiamo vedere sabato 17 dalle 14.30, ma anche dalle 14 se c'è prove per le bike. E allora questo sarà una ragione per essere lì e poi stare là fino a sera, anche bella avanzata. Finché ci lasciano. Finché ci lasciano. E quindi col terzo tempo, con la porchetta, queste sono un sacco di cose. Non perdetevi questi appuntamenti perché e poi con questi ultimi climi, no? Le scuole, ci picchia. Un saluto a tutti i ragazzi, finalmente felici, ricominciata la scuola, non ne potevano più di queste vacanze lunghe, vero? Come hanno odiato le vacanze, tutti qua che pregavano, cominceranno? No. Un saluto lo facciamo alle cattedre vuote, perché purtroppo capita come sempre che persone che non ce la fanno, rifiutano l'incarico, ci sono sempre dei posti vuoti e questo non mi spiegherò mai come funziona questo disagio. Comunque non importa, un saluto anche alle cattedre vuote. I banchi sono pieni, quelli sì, ci sono tutti quanti, quindi un ringraziamento a chi si cura anche dei ragazzi, fra l'altro, e ragazzi che vorremmo vedere però sabato pomeriggio, perché non si va a scuola il sabato pomeriggio e neanche la domenica mattina, almeno per adesso, e quindi non ci sono ragioni per non partecipare alla festa. Questo vale per tutte le persone che non solo che orbitano intorno a Servazzano, che quindi va da Padova e il resto della provincia. Volete partire da lontano, ci venite a trovare, è una bella gita, eh? Ci sono delle belle cose da vedere. Sì. Perfetto, quindi mille e mille ragioni per esserci.
Un grazie a Nicola, un grazie a Enrico, un grazie a Roberto Lazzaro e un grazie a tutti voi che vedremo, no? Vi vedremo assolutamente, saremo presenti anche noi, ci vediamo sabato al Campi Ceron a Selvazzano dalle 14 in poi. Un grazie alla regia, ovviamente, e un grazie a tutti quanti voi con un bel a risentirci e poi restate sintonizzati perché non ci sono altre ragioni se non andare ad ascoltare noi in radio. Ciao!